quando ti abbassi Fabio andiamo meglio, no, puoi rialzarti. Ciao Fabio, Fabio Soli qua al Palapanini di Modena, ha terminato la partita 3-0 per la formazione di casa, diciamo che stasera non è andata molto bene, ti vedo un po' sorridi ma sei piuttosto incavolato e qualcuno direbbe dai ben donne. Cosa è successo stasera? No, sorrido perché vedo un amico e quindi mi rimetto il sorriso sulla bocca dopo l'amaro di questa partita. È successo che oggi in campo abbiamo visto una minuscola cisterna contro una buona Modena e questo è il risultato è 3-0 per Modena, meritatissimo. Mi dispiace perché non abbiamo messo niente in campo di utile a ottenere un set, due set o qualcosina da questa partita. Cioè, andiamo a casa con le mani completamente vuote, anzi credo con le mani piene di dubbi sul nostro reale valore. Noi oggi dobbiamo ripartire da questa performance che è assolutamente insufficiente e lavorare da martedì per ricostruire. Ascolta Fabio, eravate partiti in campionato alla grandissima, tu ti parlava di cisterna, squadra che comunque ha giocato su livelli eccelsi a Trento, ha buttato via la grande occasione al tiebreak quando sembrava tutto alla vostra portata, diciamo che la battuta d'arresto in casa con Siena vi ha tolto qualche certezza, cosa è successo? Ma noi abbiamo avuto la consapevolezza di aver perso forse un'occasione per andare in vantaggio con i set a Trento e siamo usciti da quella partita con un punto ma consapevoli di aver avuto una possibilità. E passata quella partita abbiamo affrontato Siena credo a cuor leggero, non credo spocchiosi, non credo assolutamente in questo, ci siamo confrontati con la squadra e questo è quello che è venuto fuori, però siamo arrivati in quella partita un po' scarichi e mano a mano che il punteggio andava avanti ci siamo trovati timorosi, lenti e preoccupati e questo non deve appartenere a una squadra che lotta per salvarsi. Diciamo prossima partita giocata in casa con Civitanova, scontro mostruoso, però diciamo che come ci dicevamo prima fuori dall'intervista bisogna tirarsi fuori da certe situazioni perché poi quando piove grandi la conseguenza da noi in Emilia, sì, no? Sì, noi dobbiamo avere la serenità e anche un po' di orgoglio nel provare ad andare a giocare qualsiasi partita, qualsiasi punto, set, con quello che siamo noi, con le nostre armi, però decisi e non timorosi o con facce preoccupate come ho visto oggi. Grazie mille Fabio, bocca grazie al lupo e alla grande, ciao.